per avvicinare tutti in città e per toccare tutti gli aspetti della vita della città. È con questo spirito propositivo che è partita la stagione invernale delle quattro stagioni della musica, un'iniziativa che da un anno sta cercando di rendere informata la cittadinanza circa le proposte musicali di Brescia e di promuovere allo stesso tempo le realtà locali attive nel campo della danza e della musica. La conferenza stampa, svoltasi nella splendida cornice delle stanze di Piano Nobile di Via Marsala a Brescia, è stata anche l'occasione per iniziare un percorso di conoscenza e presentazione delle realtà associative e culturali locali, impegnate nella diffusione e nella promozione di danza e musica. Sì, soprattutto danza. Ho voluto proprio che oggi si presentassero le due associazioni che rappresentano la danza, perché non sono una parte trascurabile o marginale di questo progetto, sono una delle parti più importanti, soprattutto come avete avuto occasione di sentire, perché non sono due associazioni singole, ma sono due associazioni che lavorano in rete, che raggruppano energie, che raggruppano progetti e che rappresentano progetti a 360 gradi. Per me è molto importante, mano a mano che tutte le associazioni si presentano, che ci si renda conto che non sono delle piccole associazioni che fanno uno spettacolo per cui chiedono un contributo e un po' di pubblicità, ma che in realtà sono delle associazioni strutturate che rappresentano delle realtà complesse, vive e che hanno anche uno spessore spesso internazionale e molto importante. Tra i primi invitati al tavolo delle quattro stagioni, l'associazione Liria e Danzarte, che ha avuto modo di presentare il proprio progetto culturale e le azioni promosse in questi anni sul territorio locale e regionale. Gli aspetti di cui si occupa Danzarte possiamo dividerli in quattro aree. Sicuramente l'area formativa, per cui Danzarte è anche una scuola di danza, di teatro e di arti circensi. Quattro sono le sfere d'azione che contraddistinguono l'attività di Danzarte. Oltre ad un primo ambito formativo, costituito dai corsi che si tengono all'interno della scuola, Danzarte si occupa anche di organizzare festival, come quasi solo in autunno, il Brescia Festival di Danza in primavera e la Strada Festival in estate, oltre ad essere impegnate in attività di formazione del pubblico. Danzarte si occupa anche di produzione, come nel caso degli spettacoli Barbieri o Il Fiore nel Fucile. Ma è anche protagonista attiva in varie reti nazionali e internazionali, come Anticorpi XL, Cult e Net Festival. Ed è proprio sull'importanza di costituire reti territoriali sempre più forti che si è discusso nel corso della conferenza stampa. La rete in cui noi crediamo tutti, noi siamo una rete, l'abbiamo già dimostrato comunque che è molto importante. È stato molto importante conoscerci, secondo me, perché succederanno cose, possono succedere delle collaborazioni, ma anche soltanto sapere che quell'associazione fa una cosa particolare che mi può interessare, lo so in maniera anche più approfondita, proprio perché in rete si scambiano tante informazioni. La conferenza è stata pertanto un modo ufficiale per iniziare a presentare a stampa e città le diverse realtà associative che si muovono sul nostro territorio. Io ringrazio anche Danzarte. Per me era importante che la stampa, e poi se riesce a comunicarlo la città, il Presidente della Commissione Cultura ha sentito in diretta, l'assessore lo sapeva, che ci sono all'interno di questo protocollo in realtà delle strutture che lavorano già in rete, collaborano già fra di loro, hanno degli scopi che sono orientati a 360 gradi per rispondere alle esigenze della città. Quindi non è solo un protocollo di piccole entità che si sono messe assieme, ma è un protocollo di entità, e lo vedremo nel tempo, che hanno un grosso significato e un grosso spessore.